tutti e ben ritrovati sul canale Serie 80. Buon settembre a tutti! Sì, questo mese ricco di uscite, tante novità, eh? E partiamo subito con un cofanetto di una serie che ha avuto tantissimo successo sulla piattaforma di Netflix. Sto parlando di Narcos, sì, questo box in edizione limitata, numerata, con all'interno un gadget in DVD e Blu-ray in uscita il 5 di settembre. The 100, quarta stagione in DVD il 12 di settembre. Passiamo con una serie di supereroi famosissima, DC Legend Tomorrow, stagione 2, in DVD e in Blu-ray il 12 di settembre. Gomorra, stagione 3, Blu-ray e DVD il 12 di settembre. NCIS Los Angeles, stagione 8, in DVD il 19 di settembre. Outlander, la stagione 3, Blu-ray e DVD il 19 di settembre. Terminiamo le uscite delle serie con Il Capitano Maria, una fiction Rai in uscita il DVD il 26 di settembre. Passiamo con le uscite anime. La Yamato farà uscire un cofanetto unico contenente 11 DVD con tutto il cartone animato, tutti gli episodi di General Daimos, in uscita il 20 di settembre. Oh, follower, finalmente esce in Blu-ray Lupin, terzo, la prima stagione, quindi vedremo tutto il cartone animato in alta definizione, non vedo l'ora. E terminiamo con Sword Art Online, un box contenente i 25 episodi in Blu-ray e in DVD in uscita il 26 di settembre. Andiamo e proseguiamo con le uscite di Netflix, serie TV e anime. Maniac, in uscita la prima stagione il 21 di settembre. Le ragazze del centralino, stagione 3, in uscita il 7 settembre. Ma sempre per quella data esce una grande serie TV, cioè Iron Fist, la seconda stagione. E terminiamo con un anime che ha riscosso successo, ho letto su internet, The Lost Song, in uscita il 30 settembre. E per questo è tutto, follower, mi raccomando, e se vi è piaciuto questo nuovo design, mettete un bel like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella che trovate qui in alto e ci vediamo alla prossima.